Domenica 12 novembre 2017 allo Spazio delle Arti La Soffitta di Sesto Fiorentino sta per concludersi il vernissaggio della mostra personale della professoressa Laura Zanobini dal titolo Il mio sguardo libero. Iniziamo ora le interviste perché fino a qualche minuto fa la soffitta era stracolma di pubblico con presenze eccellenti quali quella del vicepresidente del Senato Rosa Maria Di Giorgi, il vice sindaco di Sesto Fiorentino, tante personalità del mondo dell'arte e della cultura. Insieme a me c'è Francesco Mariani, presidente del Circolo Arci di Colonnata dove ha sede lo Spazio delle Arti La Soffitta e referente del movimento artistico che da oltre mezzo secolo anima questo avamposto, come l'abbiamo definito, della cultura e dell'arte nella piana fiorentina. Laura Zanobini torna a distanza di 14 anni alla soffitta per insistenza di Francesco Mariani. Nel suo intervento l'artista poco fa ha detto la prima risposta alla proposta di Francesco di esporre è stata no. Poi Francesco è un bulldozer. No, quindi... che un bulldozer è un tarlo. Cioè io ho sempre creduto nella pittura e nella grafica di Laura. Questa mattina è veramente una mostra, direi, antologica di Laura, perché a distanza di 14 anni siamo riusciti a portare in visione opere che lei aveva gelosamente custodite nei suoi cassetti e nelle sue stanze. Non è stato facile, devo dire, all'inizio con Laura fargli capire, perché la prima risposta è stata no, ma io, siccome sono abituato alle risposte, ho insistito, e particolarmente il gruppo ha insistito soprattutto per volere in tutti i modi Laura Zanobini a Colonnata e alla soffitta. E questo lo dimostra il pubblico, lo dimostrano le opere, dalla grafica che raccoglie incisioni, disegni, ma soprattutto gli oli che per la prima volta sono esposti. Anche delle sculture che sono un po' inedite. Anche, diciamo, due sculture inedite, perché anche Laura si sta... Parzialmente inedite, parzialmente, ma per la soffitta assolutamente nuove. Un ospite d'eccezione quest'oggi all'inaugurazione della mostra di Laura Zanobini alla soffitta, il vicepresidente del Senato Rosa Maria Di Giorgi. Sì, io sono felice di essere qui perché questa mostra racconta Laura, la racconta davvero. Laura è una donna tenace, una donna che non ha mai avuto problemi a confrontarsi con tecniche diverse, a sfidare se stessa nell'apprendimento di nuove modalità di espressione. E qui in questa mostra tutte queste espressioni vengono messe al pubblico, vengono proposte con la sua grande versatilità. Abbiamo oli, abbiamo le incisioni che lei ha imparato a fare all'interno della Galleria Il Bisonte, la grande scuola internazionale di Firenze, abbiamo i suoi tratti con la matita, abbiamo tanti volti che lei ha voluto studiare e che ha sempre ritratto dal vivo, anche questo è importante, lei mai da fotografie. Ha inaugurato ufficialmente la mostra Damiano Sforzi, vice sindaco di Sesto Fiorentino, visibilmente contento di avere a fianco il vicepresidente del Senato. Non è una possibilità da tutti i giorni e nemmeno da tutte le gallerie poter avere una presenza così istituzionale, così importante. Oggi abbiamo un'altra perla a Sesto. Laura Zanobini ci ha regalato un'antologica che in sé tiene tutto l'animo, lo stile e il cuore dell'artista insieme a una tecnica da professoressa, da insegnante, che vede passare tutte le tecniche diverse, quindi dalla pittura a olio, dalla matita, alla penna, alle incisioni. E questo rende sicuramente il meglio al meglio ciò che lei pensa, prova e ci racconta attraverso la sua pittura. La dottoressa Gabriella Gentilini, nota critica e storica dell'arte, oltre aver dato pochi minuti fa il suo contributo al vernissage con un intervento
mirato sul lavoro, sull'opera di Laura Zanobini, ha regalato a questa mostra anche un testo critico inserito nella brochure che l'accompagna. Quindi chi verrà a visitarla da oggi fino alla chiusura troverà in distribuzione questo testo che servirà come viatico per la migliore comprensione anche della lettura delle opere. Sì, diciamo che è un testo riassuntivo per tutto il percorso così importante, denso, ricco che Laura Zanobini ha compiuto. Ricordiamo, è partita dal liceo artistico, Accademia di Belle Arti, poi la Scuola Internazionale del Bisonte, dove si è specializzata in calcografia, insomma una formazione rigorosa, completa, approfondita. E poi lei stessa, ricordiamolo, è stata docente di incisione all'Accademia di Belle Arti, prima di Catanzaro, poi di Catania, di Roma e infine di Firenze. Quindi insomma una grandissima professionista. È intervenuta anche alla presentazione al pubblico della mostra Maria Donata Spadolini, buona amica della soffitta di Francesco Mariani e del movimento artistico che gravita intorno a questo avamposto, questo fortino che difende da oltre mezzo secolo l'arte in Toscana. Buongiorno, sì, diciamo se anche con questa mostra si è ripetuta l'alchimia speciale di una grande artista all'interno di uno spazio dedicato proprio all'arte come quello della soffitta. E devo dire che l'arte di Laura Zanobini, che ho conosciuto molti anni fa all'inizio del suo percorso al Bisonte, quando venne a imparare incisione alla scuola di grafica del Bisonte, eravamo più giovani tutte e due, ci siamo incontrate e ci siamo affezionate, e nella vita, nel corso della vita, ci siamo sempre lanciate un occhio da vicino, da lontano, secondo dove lei insegnava, secondo dove lavoravo io. Per cui vedo con immenso piacere questa mostra, vedo con immenso piacere questi suoi lavori, gran parte dei quali del tutto inediti, e vedo anche con quanta passione nel corso della vita Laura Zanobini ha continuato a lavorare sull'incisione, quell'incisione a cui ha dedicato il suo tempo, a cui ha dedicato la sua passione, in quell'incisione che ha seguito, secondo quello, come diceva Maria Luigia Guaita, a cui doveva dedicare tutta se stessa, la sua attenzione e il suo talento. Altro contributo importante alla presentazione al pubblico dell'artista da parte del professor Rodolfo Ceccotti, che abbiamo scoperto stamane è stato compagno di classe di Laura Zanobini al liceo artistico di Firenze, e poi ovviamente il Bisonte vi ha fatto rincontrare. Beh, in pratica la Laura la conosco, non si può dire, ma sono da più di 50 anni. Beh, devo dire, a proposito di questa mostra, che il suo carattere schivo, il suo modo di lavorare un po' in disparte, qui mi ha sorpreso, perché io avevo visto qualche incisione, ma mai per esempio le pitture. Le incisioni sì, perché nell'arco della vita o nel Bisonte, lei ha collaborato anche recentemente al Bisonte, e qualcosa avevo visto. È una sorpresa piacevole, non vorrei dire inaspettata, perché conoscendo le qualità della Laura, questo lavoro le rende merito, però inaspettata nel senso che non conoscevo la sua produzione, che spazia soprattutto dal figurativo, ma anche con strane punte astratte. Finalmente riusciamo a raggiungere la festeggiatissima Laura Zanobini, una bellissima inaugurazione con tante personalità, ma soprattutto con tanto affetto da parte del pubblico numeroso. Questo vuol dire che un artista nel corso della sua carriera ha seminato bene. Lei torna alla soffitta dopo 14 anni, dal 2003, e inizialmente aveva rifiutato la proposta di Francesco Mariani e degli artisti della soffitta. Perché questo rifiuto?
perché fa un pochino parte del mio carattere di essere riservata, ma in effetti è una vita lunghissima che mi dedico all'arte, come lei può notare da certi disegni del 65, del 66. Ha sottolineato anche Rodolfo Ceccotti nel suo intervento, Gabriella Gentilini parlando ovviamente della sua biografia. Sì, e quindi niente, poi ho avuto un ripensamento perché riordinando le mie cose ho trovato quella locandina del punto del novembre dell'87. Ho detto no, non è possibile, siamo passati 30 anni, perché devo tenere in casa cose che sono degne di essere viste e quantomeno a tante persone farà piacere conoscerle e vederle. E allora ho telefonato a Francesco dicendo sì, accetto di fare la mostra e volentieri. Bene. Ha avuto anche un lungo percorso propedeutico, liceo artistico, Accademia, Bisonte, maestri importanti, Manfredi, Trovarelli. Certo, certo. Il Bisonte ovviamente per la sua carriera di docente di incisione è stato fondamentale. Sì, senz'altro. Come ho saputo negli anni 83-84 che la signora Guaita aveva trasformato la stamperia in scuola d'arte internazionale, subito aderito all'iniziativa, perché io ero già con una famiglia, con dei figli, e non mi era possibile frequentare d'estate corsi di specializzazione di Urbino o di Venezia. Quindi è stato... Il mio sguardo libero, chi ha scelto questo titolo? Lei, Francesco? Io. Assolutamente io, libero per il fatto che il mio lavoro, fra virgolette, appartato, è sempre stato, diciamo, non legato a commissioni, a committenze, al mercato, e quindi libero perché via via mi sono lasciata coinvolgere dalle cose che mi attiravano, che mi stimolavano, alla base di tutto il disegno, una conoscenza profondissima di disegno, quello sì, perché sono una persona che i ritratti che sono esposti e tutto in genere è fatto dal vero, a parte lavori di estrema fantasia come certe incisioni e tutto. Questo rende imperdibile una visita a parte dei nostri telespettatori alla mostra della professoressa Laura Zanobini dal titolo Il mio sguardo libero dal 12 al 30 novembre 2017 allo spazio delle arti La Soffitta. Vi ricordo gli orari di apertura della galleria sono inconsueti come lo è il vernissage di prima mattina che riscuote invece ampio successo e partecipazione di pubblico, quindi la mostra con ingresso libero sarà aperta tutti i giorni feriali dalle 21 alle 23, quindi solo in orario serale, mentre nei giorni festivi sarà aperta dalle 10.30 alle 12.30 del mattino e dalle 16 alle 19 del pomeriggio. Lunedì giorno di chiusura e il sabato è prevista solo l'apertura pomeridiana dalle 16 alle 19. Io me lo dico!